SAS e i giovani. Da sempre, praticamente da quando questa società è nata nel 76, c'è stata una particolare attenzione all'innovazione, allo sviluppo delle idee e alla creatività. Questo ha fatto sì che SAS potesse mettere a disposizione il suo software concretamente per fare dei progetti che possono essere utili sia nelle aziende ma anche già nelle scuole e nelle università. Alcuni esempi concreti di cose che facciamo per i giovani. Allora, l'anno scorso abbiamo cominciato con il primo hackathon, è stato fatto con l'Università Bicocca, è stato veramente incredibile vedere questi ragazzi lavorare giorno e notte per risolvere un problema di machine learning, veramente giorno e notte, 2 giorni chiusi per fare questo lavoro. Il prossimo lo avremo a breve, Statistica sotto le stelle, e anche qui avremo una nottata di competizione sulla statistica. Recentemente abbiamo organizzato anche un bootcamp Digitalent, dove anche qui abbiamo chiamato ragazzi diciamo delle scuole superiori e li abbiamo stimolati a far sì di inventarsi la città del futuro e la Smart Cities. Veramente incredibile anche qui. Il Formamentis Innovation Award è arrivato quest'anno alla quarta edizione. È un'iniziativa di responsabilità sociale d'impresa che la nostra azienda ha sviluppato proprio per dare l'opportunità a un numero elevato di studenti delle classi superiori di creare e far crescere delle competenze a livello professionale. Questa iniziativa prevede 2 momenti. Il primo è quello proprio della formazione, quindi noi doniamo a questi ragazzi una formazione professionale per far crescere le loro competenze sia a livello tecnico sia a livello di crescita personale e di crescita nell'ambito delle cosiddette soft skills. E a seguire noi organizziamo un concorso di idee che quest'anno si chiama Smart Park 4.0, che consente a questi ragazzi di sviluppare un progetto innovativo. Quest'anno in particolare abbiamo deciso di cogliere una sfida importante, che è quella della riqualificazione del Bosco di Rogoredo. Quindi in collaborazione con il Comune di Milano abbiamo portato avanti questa iniziativa del 2019 proprio cercando di sviluppare 7 progetti di innovazione, appunto Smart Park, per la riqualificazione di quest'area tristemente nota. E devo dire che i 7 progetti sono stati straordinari, questi ragazzi sono meravigliosi.